Ciao, buongiorno, come sta? Tutto bene? Questo di solito è il nostro post che facciamo per raccontare un po' quello che ci siamo detti quest'oggi. Eravate tantissimi e questo mi ha fatto piacere perché abbiamo chiacchierato, beh, in primis di quello che era l'argomento, cioè cartoline, lettere, se ne scrivete, se ne ricevete e in qualche modo anche la contrapposizione con quello che è il social, insomma tutte le cose che ci sono adesso. Tra l'altro, insomma, abbiamo anche ascoltato questo brano, Dreams, che è diciamo così, il brano che fa parte di questa colonna sonora, di questa storia molto interessante, di questo film del 1984, dove per la prima volta c'è questo amore a tre, tra lui, una lei e il computer, che per sbaglio, insomma, viene aggiustato e di conseguenza da questo sbaglio si interfaccia con la donna violoncellista e quindi nasce questo amore. Ma non vi svelo niente di più perché dovete andarlo a vedere, insomma, secondo me è un film che ne vale la pena. E poi, beh, molti di voi mi hanno detto che non amano scrivere e che in realtà preferiscono le cose digitali come le mail, è vero. C'è chi come Gaz invece dice sì, io manderei anche la posta e le cartoline, ma essendo in Australia, essendo distante, anche raggiungere la posta, insomma, ci metto veramente un bel po' prima di poterla spedire e naturalmente ci metto un bel po' ad arrivare. Però siamo tutti giunti alla conclusione di così mandarmi effettivamente una cartolina. Allora vi ho lasciato l'indirizzo e quindi mi avete promesso che mi avreste mandato un bel po' di cartoline da dove abitate, per cui io le aspetto, non importa se ci vorranno 3 settimane, se ci vorrà un mese, se ci vorrà anche solo 3 giorni, insomma mi piacerebbe poi creare un collage con tutte le vostre cartoline perché io le tengo. Ah sì, come vi ho raccontato questa mattina, io tengo tutto, non butto via niente, perché? Perché secondo me è poi anche carino, dopo un po' di tempo, dopo un po' di anni, a rileggere tutto quello che si è ricevuto e effettivamente magari ricordarsi anche di persone che, ahimè, nel corso degli anni, insomma, ci hanno lasciato. Quindi, secondo me, questa è una bella cosa. Non so cosa ne pensiate voi, ma a me piace. Per cui aspetto sicuramente le vostre cartoline e le vostre lettere. Lo so, magari la lettera è un po' più difficile. E dopodiché, insomma, vi ho fatto vedere anche una bella cosa che ho realizzato, questa qua dietro, la zucca, l'ho intagliata e anche in questo caso vi ho dato appuntamento a Patreon, su Patreon, per Simona Non Solo Radio, per vedere come viene intagliata la zucca. E naturalmente la prossima diretta invece sarà venerdì su Patreon, ma noi ci ritroveremo martedì quando sarò tornata, sì, dalle terme, e quindi vi racconterò un po' quello che è stato il mio viaggio. Magari se riesco vi faccio vedere anche qualche foto, insomma vediamo, magari cerco di postare qualcosa, non lo so. Nel frattempo, insomma, vi auguro come sempre un buon weekend. La cosa che mi è piaciuta anche questa mattina è che prendendo spunto un po' da quelle che sono state le lettere, qualcuno di voi mi ha raccontato anche un po' di storie, come Mega Naturista, che insomma ha raccontato la storia anche di San Carlo Borromeo e la storia, insomma, del marmo che viene preso proprio vicino ai Navigli, ed è stato il marmo che è stato utilizzato per creare il Duomo, dopo una notizia che io avevo letto. Bene, che dire, come sempre, queste sono alcune, o meglio tante cose che ci siamo detti questa mattina, per cui non mi resta che augurarvi un buon weekend, anzi una buona settimana. Vi aspetto su Patreon, vi aspetto qui, chi lo sa se riusciremo a fare una diretta in più settimanale, non lo so. Sicuramente che da novembre arriverà il fresco e quindi ci sarà l'appuntamento anche con le case. Questo è quello che posso promettervi, va bene? Nel frattempo, un bacio, un abbraccio.